Allora, intanto buonasera a tutti, grazie di essere venuti qua, siamo in compagnia di Marlene Kunz e siamo in diretta sul portale intoscana.it. Volevo innanzitutto sapere da Cristiano le impressioni su questo festival, questo inizio di festival a cui loro insomma hanno dato un buon contributo per la riuscita. Io sono stato qua stamattina per fare il soundcheck alle 10:30, poi è finito all'1, però tutto si stava ancora allestendo, il pubblico non c'era, quindi la mia impressione è quella di uno che ha visto le cose mentre si stavano facendo. Ora ricompaio qua dopo aver fatto pranzo, dopo aver anche dormito un po' perché ho abbondato a pranzo, eccetera. Tu mi dici che ci sono 40.000 visitatori a ora, a partire da 2 ore fa, 3 ore fa? Ma forse anche di più, 3 ore fa. Ah, quindi le mie impressioni non possono altro che essere la gioia condivisa con te per questo successo fantastico a cui dici che abbiamo contribuito. Io sono contento se questo è vero. Senz'altro, mi fa piacere, ti ringrazio. Non capita tutti i giorni di venire a sentirvi, certo. Sia in un ambito così, diciamo, semi-istituzionale, perché comunque il Festival della Creatività è organizzato dalla Regione, per cui è un grande momento. Però entriamo un attimino dentro proprio le questioni del festival, che sono creatività, innovazione, tutto ciò che riguarda i moti dell'anima interiore. Mi sarebbe piaciuto sapere qual è il tuo approccio, il vostro approccio al momento creativo, cioè è un momento che rincorrete e poi appena afferrato lo tenete stretto, oppure è un compagno che vi segue dolcemente e docilmente, tra l'altro? Secondo me è un compagno che ci segue e che bisogna ricordarsi che ci sta seguendo. Mi viene sempre facile dire citare quello che lessi di Borges, scrittore argentino, che in una intervista che fece, ne ha fatte molte ufficiali, in una di quelle a un certo punto ebbe occasione di dire che l'ispirazione spesso arriva ma non la si coglie. Quando non la cogli vuol dire che non la meritavi, che di per sé è un bel modo per avvalorare l'ipotesi che sia un compagno che ci segue l'ispirazione, perché l'ispirazione è latente in me in ogni frangente dell'esistenza che vivo, perché una qualsiasi cosa che mi possa accadere, che vedo, che sento, che percepisco parlando con una persona, posso essere suggestionato da una possibilità. Oh.